E adesso invece andiamo in verità nel così, in quello che è stato davvero un passaggio e anche in quello che è stato l'atmosfera del caffè concerto che nasce in Francia ai primi del Novecento, ma che però in Italia arriva per prima città a Napoli. Quindi questi brani leggeri, che poi invece nascono da una tradizione molto classica, questi brani leggeri cominciano appunto a vivere tra la gente. Siamo all'inizio del 1900, vi presentiamo due brani di due passaggi, il primo di Ivanovici, che è il valzer Onde del Danubio, e il secondo di un contestatissimo Astor Piazzolla, che è un po' più avanti come cronologia musicale, però che anch'esso è un simbolo appunto perché è stato il primo innovatore di una musica popolare rendendola una musica dotta. Perché in effetti Piazzolla in Argentina fu tantissimo discusso per come lui interpretava il tango, perché il tango era nella gente, era per il ballo, per la milonga, non per essere così davvero realizzato in una maniera così dotta. Quindi io vi lascio in compagnia di un valzer e di un tango.